Buonasera, benvenuti e benvenute alla seconda edizione del TG6. In primo piano ancora la guerra in Ucraina che ormai perdura da 2 settimane. L'amministrazione comunale di Pescara è al lavoro per l'accoglienza dei profughi e priorità ai controlli sanitari che verranno effettuati nell'hub della stazione di Porta Nuova. Paolo Renzetti. È un gran lavoro quello che sta portando avanti anche l'amministrazione comunale di Pescara per l'accoglienza dei profughi che arrivano quotidianamente dall'Ucraina. Assessore, soprattutto l'assistenza sanitaria è più che mai una priorità. Sì, il Comune di Pescara è in prima linea per garantire la sicurezza sanitaria, perché queste persone, soprattutto mamme e bambini che arrivano a Pescara, ovviamente poi potrebbero in qualche modo contagiare la popolazione residente. Per evitare questo abbiamo, in ovviamente collaborazione con la ASL, attivato una rete di controllo preventivo sanitario attraverso tamponi che verranno somministrati puntualmente all'arrivo di queste persone. In più, sempre alla stazione di Porta Nuova questo avverrà, in più c'è la Questura, i Carabinieri e le Forze dell'Ordine in generale che controlleranno ovviamente anche l'affidabilità sociale, parliamo così di pedina finale delle persone che arrivano, per poter verificare che non siano persone poco compatibili con il tessuto urbano. Una volta fatto questo, ovviamente vengono portati alla cittadella dell'accoglienza per il ristoro, per un pasto e poi successivamente andranno a destinazione. Molto spesso hanno già una destinazione autonoma predestinata, perché quelli che arrivano a Pescara abbiamo notato che hanno legami con il nostro territorio o semplicemente arrivano a Pescara per poi andare addirittura anche in altre regioni. E il Comune di Pescara, coordinato dalla sua eccellenza il prefetto, è divenuto hub provinciale, perché il prefetto ha voluto che tutti i comuni facessero riferimento al COC di Pescara per poter fare questa operazione di controllo sul territorio, per poi essere dislocati anche negli altri comuni per chi ha legami negli altri comuni. In questo modo riusciremo a centralizzare, governare e controllare quelli che sono i flussi di arrivo, che sono molto difficili, perché praticamente arrivano anche alla spicciolata. Ci sono persone addirittura che ieri mi dicevano sono arrivati in autostop, e quindi è ovvio che sono difficili se effettivamente vanno in tutti i comuni della provincia. In questo modo abbiamo centralizzato il governo del flusso, in modo da far star tranquillo ovviamente dal punto di vista sanitario e sociale, come dicevo prima, anche il territorio. Intanto il caro gasolio sta mettendo in ginocchio il settore dell'autotrasporto. Secondo Fita CNA si potrebbe giungere al collasso per il settore. Vediamo. Il caro gasolio rischia di mettere davvero in ginocchio il settore dell'autotrasporto in Abruzzo. Facchinetti, voi avete incontrato anche il sottosegretario della giunta regionale D'Annunzio. Cosa è uscito fuori da questo incontro e quali sono le prospettive per il settore oggi? Il caro gasolio sta determinando una sofferenza delle imprese che svolgono trasporto di merci e anche di persone che non si vedevano da tantissimi anni. C'è stato un aumento dei costi nell'ordine di, abbiamo stimato, circa minimo 20.000 euro all'anno in più per ciascun camion che viaggia in Italia. E tutto questo sta determinando veramente il collasso delle imprese che sono sull'orlo del baratro. Proprio alcuni scelgono di non movimentare più le merci, non per protesta ma proprio per l'insostenibilità dei costi determinati da questo caro gasolio che non accenna a diminuire. E siamo consapevoli che le motivazioni non sono di carattere internazionale, quindi non è sicuramente la regione quella che potrà risolvere i problemi, però così come a livello nazionale la Confederazione, la CNA Fita Nazionale stanno chiedendo al governo degli interventi concreti e soprattutto rapidi per risolvere l'emergenza, così noi a livello regionale abbiamo chiesto che la Regione Abruzzo si faccia carico delle istanze delle imprese del trasporto, sia attraverso una sorta di attività di solidarietà e di pressione nei confronti del governo in conferenza Stato-Regioni affinché ci sia l'adozione di misure concrete a sostegno del settore, sia tramite un intervento diretto con la concessione di alcuni sussidi che ovviamente dovrebbero essere stimati nell'ordine almeno di una decina di milioni di euro, così come è stato fatto in passato per altre categorie produttive della regione a causa della pandemia, così chiediamo che oggi venga fatto per il settore dell'autotrasporto che durante la pandemia ha garantito l'approvvigionamento di supermercati di generi di prima necessità, ha retto il paese senza chiedere aiuto allo Stato.
passato. Oggi il settore dell'autotrasporto ha bisogno di un aiuto, almeno fin quando non sarà cessata questa terribile emergenza. La proprietà cinese di El Foundry ha dato via libera al cambio di agenzia per i lavoratori interinali. Il pericolo paventato è quello di una ormai accertata trasfigurazione del sito. I sindacati attaccano, la proprietà cinese vuole portare il loro modello lavorativo ad Avezzano. Questa è la posizione dei rappresentanti dei lavoratori. Ascoltiamo Luca Pulzoni. Lavoratori e lavoratrici trattati come numeri e non come persone. Dai sindacati arriva l'ennesimo grido di allarme sulle incertezze attorno a El Foundry. La proprietà cinese ha dato il via libera al cambio di agenzia per i lavoratori interinali, lasciando a casa alcuni lavoratori in staff leasing che operavano da diverso tempo in azienda. Il pericolo paventato dalle RSU è quello di una ormai accertata trasfigurazione del sito dopo i disservizi a cavallo tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 che avevano riportato a galla i timori per il futuro dell'azienda. Adesso siamo arrivati ad essere proprietà di una provincia cinese, quindi proprietà pubblica cinese, che il cui intento è quello di esportare il loro modello organizzativo e lavorativo qui ad Avezzano, ridurre costi a più non posso con qualsiasi metodo. Sui lavoratori interinali è un altro esempio di quello che è la nuova gestione, nel trattare le persone come semplici numeri, se non rispondono a determinati requisiti vengono lasciati a casa senza alcun tipo di ragionamento e di rimorso, di rimpianto. Lavoratori che hanno dei contratti ai limiti della legalità normativa, infatti noi attiveremo presso tutti gli enti istituzionali delle verifiche perché ci sono dei contratti che non esistono da nessuna parte. Il quadro è un quadro di massima attenzione, noi abbiamo più volte contattato le istituzioni, ci siamo incontrati con loro, abbiamo fatto anche una riunione con i capigruppo in consiglio regionale, non ci fermiamo alle istituzioni regionali, ma noi vorremmo arrivare fino alla presidenza del Consiglio dei Ministri perché oggi il mondo dei semiconduttori è un mondo dichiarato dallo stesso governo e quindi dal Presidente del Consiglio un settore strategico per l'Italia. Perdere questa occasione semplicemente perché stiamo lavorando per far fare dei profitti che vengono poi riversati nelle casse di istituzioni cinesi, sinceramente questa è una battaglia politica che noi vogliamo denunciare, più grande di noi, ma che chiediamo aiuto e sostegno alle istituzioni. E ora la pagina dedicata al Covid, sono 1223 dita comprese tra 3 mesi e 102 anni i nuovi casi positivi registrati oggi in Abruzzo. Dei positivi odierni 933 sono stati identificati attraverso test rapido antigenico. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi, d'età compresa tra 82 e 101 anni, uno in provincia di Chieti, uno in provincia di Teramo, uno in provincia dell'Aquila, mentre 6 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. E quindi il bilancio delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 3.015. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche i guariti di oggi, che sono 35.476 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 28.250 e di questi 254 pazienti, 22 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale, in area medica 12, 2 in più rispetto a ieri sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 27.984 positivi accertati sono in isolamento domiciliare con una sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.805 tamponi molecolari, 8.747 test antigenici. Il tasso di positività è pari al 10,6%. Dei casi odierni, 318 fanno riferimento alla provincia di Chieti, 302 a quella dell'Aquila, 249 a quella di Pescara e 311 a quella di Teramo, mentre 18 dei contagiati provengono da fuori regione e per 25 persone sono attualmente in corso verifiche per accertarne la provenienza. E come abbiamo appena sentito, l'avanzata del virus non si placa, però complessivamente diminuisce il numero delle ospedalizzazioni
E nel frattempo il vaccino Novavax, che in quanto ha una tecnologia non a mRNA, ma per così dire tradizionale dei vaccini, doveva convincere gli indecisi, ma è stato un flop. Ascoltiamo allora il commento dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Calano sensibilmente i ricoveri negli ospedali abruzzesi, anche se si registra una leggera crescita del numero dei positivi in Abruzzo, dove la situazione è però ormai sotto controllo, come spiega ai nostri microfoni l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Stiamo negli ultimi giorni assistendo ad un andamento discontinuo dei contagi nella nostra regione, con dati che mutano a seconda delle diverse giornate. C'è però un dato incontrovertibile. Nei primi 9 giorni di marzo i nuovi contagi sono stati poco meno di 9.900, mentre nello stesso periodo di febbraio, se facciamo un paragone, erano più di 21.000. Evidentemente c'è questo deciso abbassamento della curva in maniera rilevante. È anche visibile il drastico calo della pressione ospedaliera, che presenta dati da zona bianca sia per quanto riguarda l'area medica e soprattutto per quanto riguarda le terapie intensive. Resta però al momento il numero molto basso di abruzzesi che hanno deciso di sottoporsi alla vaccinazione con il Novavax. Lo posso definire un vero e proprio flop. Avevamo a disposizione, come lei ha ben detto, 21.000 dosi. Di queste 21.000 dosi sono state somministrate circa 300. Vuol dire che c'è ancora una grande resistenza da parte di coloro che non vogliono vaccinarsi. La regione infine è al lavoro per garantire il tracciamento dei profughi che stanno arrivando in questi giorni dalla martoriata Ucraina. Insieme alla prefettura abbiamo avuto un incontro insieme alla protezione civile, dove abbiamo stabilito i luoghi dove potersi fare il tampone e quindi anche vaccinarsi, e soprattutto cercare di avere quel tracciamento che è fondamentale per capire dove sono loro domiciliati e quindi avere una consapevolezza di quello che è il numero per ogni abitante, diciamo per ogni comune, il numero degli ucraini che sono in ogni comune. Balneatori di tutta Italia in piazza oggi a Roma hanno manifestato per chiedere tutele in seguito alla decisione del governo di revocare le concessioni marittime il 31 dicembre del 2023. Presente a Roma anche il presidente della giunta regionale abruzzese Marco Marsilio, che ha ribadito il sostegno della regione ai balneatori, insieme al presidente del consiglio regionale Sospiri e ai sindaci di alcuni comuni della costa. La Regione Abruzzo sostiene la battaglia dei balneatori, l'abbiamo fatto in tutte le sedi, compresa quella giudiziaria, l'unica regione in Italia che si è costituita in giudizio di fronte al Consiglio di Stato nella causa purtroppo malamente persa e rispetto alla quale il Parlamento oggi deve dare delle risposte chiare per tutelare innanzitutto il valore dell'impresa che si è creata con decine di anni e generazioni di sacrifici. Questa è la posizione della Regione Abruzzo, che continueremo a sostenere in tutte le sedi competenti, e oggi io sono qui insieme ai nostri operatori, ai sindaci della costa, al Consiglio regionale. Cattivi odori e pezzetti di plastica nei cibi delle mense scolastiche di alcune scuole dell'infanzia e primarie di Chieti. L'opposizione comunale chiede la convocazione della commissione mense. Selenia Secondi. Cibi poco cotti e maleodoranti sono queste alcune delle lamentele che hanno manifestato i genitori degli alunni che frequentano le scuole di Chieti, dove offre il servizio mensa e dove gestisce il servizio mensa la ditta Lala Disa. Ma non sono le uniche, ci sono altre osservazioni. Sì, in effetti da tanto tempo che ci arrivano delle segnalazioni sia da genitori ma anche da chi ha detto i lavori all'interno delle scuole, che purtroppo i cibi
cibi che vengono distribuiti non sono della migliore qualità. Considerato che il Comune di Chieti già da tempo ha istituito appunto la commissione mensa che ha detto al controllo, noi abbiamo mandato di conseguenza una richiesta di convocazione appunto per avere chiarimenti, perché non è possibile che parliamo di bambini da 3 a 5 anni che non riescono né a essere alimentati in maniera corretta e non riusciamo neanche a capire se alla data di oggi, considerato che siamo ancora sotto criticità Covid, bisogna rispettare tutti quei sistemi igienico-sanitari per evitare appunto i contagi e nonché, e come c'era già sulla prima determina, il prezzo veniva aumentato perché bisogna fare le monodosi. Noi non sappiamo se alla data di oggi come viene distribuito, ma abbiamo una serie di reportage fotografiche dove ci dimostrano che non vengono rispettate nemmeno, diciamo, le basi principali per un conto, per una distribuzione almeno di controllo sanitario. Quindi mancherebbero anche le misure anti-Covid? Ma secondo la determina che avevamo all'inizio, dove si presumeva un costo aggiuntivo per le monodosi, noi oggi non sappiamo, considerando che siamo ancora in una fase di Covid, se viene distribuito in quella maniera. Per cui alla commissione che abbiamo voluto mandare tutto e convocare, chiederemo anche questi chiarimenti. Nasce l'Osservatorio Permanente del Commercio Teatino, uno strumento per supportare l'economia di settore. Un focus delle dinamiche della filiera commerciale, in particolare della domanda, utile come strumento di conoscenza e di programmazione. Assessore Pantalone, quali sono i primi risultati dell'osservazione emersa al tavolo del commercio? Sì, abbiamo costituito questo osservatorio del commercio cittadino insieme alle associazioni di categoria, recependo quella che è stata una loro istanza, ma perché ne condividiamo il perimetro, ossia è importante non soltanto in fase di monitoraggio ma soprattutto di programmazione avere idea di quello che è lo scenario nella nostra città rispetto a quello che è il quadro nazionale, ma rispetto a quelli che sono gli indicatori che provengono dalle associazioni di categoria, per studiare tutti gli aggregati, per comprendere quelli che sono i consumi nella nostra città, quello che è il numero delle attività presenti, quello che è anche l'aspetto legato alla domanda. Devo dire che già all'interno di questa riunione del tavolo tecnico del commercio nel quale abbiamo costituito questo osservatorio sono arrivati dei primi dati confortanti, segnatamente i dati del Centro Studi Nazionale della Confcommercio, che certificano come la nostra città stia dal punto di vista del numero di attività presenti in centro storico avanti a tante altre realtà simili alla nostra. Penso per esempio ad Ascoli Piceno, dove noi abbiamo 174 attività in centro storico contro le 133 di Ascoli, piuttosto che in linea con le altre realtà abruzzesi. Questo ci induce ad avere sicuramente un clima di fiducia. Sappiamo che il momento è ripresa, sappiamo che la congiuntura non è proprio delle migliori, ma noi dal punto di vista di quello che è la nostra realtà, e questo ci fa capire che stiamo lavorando nella giusta direzione, sia attraverso le iniziative strettamente commerciali che stiamo portando avanti con il mio assessorato insieme al nostro sindaco, sia per quelli che sono gli eventi in città con il collega De Cesare che ci sta lavorando in maniera assidua, vuol dire che tutto questo sta portando al tessuto economico della nostra città degli importanti benefici, e sappiamo che dobbiamo continuare su questa strada. L'associazione Primo Riccitelli di Teramo offre un anticipo della nuova stagione di prosa 2022-2023 con due spettacoli che si terranno al Teatro Comunale nei mesi di marzo e aprile. Fiori d'acciaio e Tre uomini e una culla sono i titoli che andranno in scena sotto la direzione artistica di Ugo Pagliai. Il servizio è di Tania Bonici Castelli. La Riccitelli torna al Teatro Comunale di Teramo con la prosa in un anticipo di stagione. Due spettacoli in programma nei mesi di marzo e aprile prossimi. Un assaggio della stagione 2022-2023 che partirà in autunno e alla quale si sta lavorando alacremente proprio in queste settimane sotto la direzione artistica di Ugo Pagliai. Due i titoli in scena. Fiori di acciaio di Robert Arling con Tosca d'Aquino e Rocío Muñoz Morales e Tre uomini e una culla di Colin
Serrò. Torniamo al teatro di prosa finalmente dopo una lunga assenza, con quello che non è ovviamente la stagione ordinaria di prosa che ripartirà nell'ottobre del 2022 fino alla primavera del 2022, ma con un piccolo anticipo, anteprima di prosa con due spettacoli che sono 25 marzo Fiori d'acciaio con Tosca d'Aquino, Rosio, Munoz, Murales. Tutte donne, sei donne, e il 26 aprile invece con tre uomini e una culla, e sono tutti uomini, così ristabiliamo anche la parità di genere. Un'iniziativa, per così dire, quasi un fuori programma che la Riccitelli ha deciso di fare, perché in questi mesi, in questi ultimi due anni, c'è stata comunque tanta richiesta di teatro, quindi invece di aspettare l'ordinaria stagione di prosa abbiamo deciso di fare comunque un piccolo anticipo, sempre con la direzione artistica di Ugo Pagliai. Sono due commedie, tutte e due il rifacimento, adattamento di film del passato. La prima in particolare è, diciamo, è una commedia brillante, però con degli spunti di riflessione anche più seri. Speriamo che in questo modo la tanta gente che ci ha chiesto comunque il prima possibile di fare prosa sia soddisfatta, che vengano in tanti, perché comunque noi abbiamo naturalmente bisogno del sostegno del pubblico e speriamo di fare il nostro meglio. E ora la pagina dello sport, partiamo dal ciclismo. Tadej Pogačar vince la quarta tappa della Tirreno Adriatico con arrivo a Bellante. Lo sloveno conferma lo strapotere visto anche sabato alle Strade Bianche e sull'ultima ascesa fa il vuoto. Giulio Ciccone, molto positivo, chiude al quinto posto il servizio di Jacopo Forcella. E l'alieno del ciclismo mondiale Tadej Pogačar a conquistare la tappa numero 4 della Tirreno Adriatico con l'arrivo in terra d'Abruzzo a Bellante in 4 ore e 48 minuti, ma soprattutto con l'azione decisiva sull'ultima asperità. La sensazione è quella di uno strapotere per il cannibale della UAE Emirates, la quinta vittoria stagionale dopo la fuga da 50 km sulle Strade Bianche di sabato. Pogačar prima rintuzza tutti i tentativi, a partire da quelli di Evenepoel, a cui Alaphilippe lascia spazio, tiene dietro un positivo beniamino di casa come Giulio Ciccone, quinto sul traguardo dopo Vingegaard, Lafay e lo stesso Evenepoel, e poi taglia in solitario conquistando tappa, maglia di leader, maglia ciclamino, tutto insomma. Non c'è allo stato attuale chi possa tenere testa allo sloveno, che era andato fortissimo anche nella cronometro di apertura di Lido di Camaiore, vinta da Filippo Ganna. Per l'Abruzzo invece, quinto posto di Ciccone, a parte l'ennesima giornata superlativa sulle due ruote, antipasto della tre giorni del Giro d'Italia che ci sarà tra qualche settimana, ma che si gode la sfida tra titani alla conquista della Corsa dei Due Mari. Pogačar mette l'ennesimo sigillo prima della tappa di sabato, quella del Carpegna, quella dei cieli di Marco Pantani, un altro cannibale in bicicletta, e che sarà l'esame finale per designare il re dei Due Mari. Nel frattempo la nostra regione ammira il più forte di tutti, pressoché ingiocabile. Pogačar in questo momento è l'emblema del ciclismo moderno. Agli altri, col nostro Giulio Ciccone in primis, l'onore, ma soprattutto l'onere di provare a rompere un regno su cui il sole sembra davvero non accennare a tramontare. Il calcio di Serie C, seduta pomeridiana al Lughetto di Febo di Silvi per il Pescara. Restano problemi a centrocampo per il tecnico Gaetano Teri, ancora assente Diambò, che va verso il forfè per la trasferta di sabato ad Olbia. Ha svolto lavoro differenziato Pompetti, che però sarà quasi certamente a disposizione. Ha lavorato in gruppo anche oggi Memushai, mentre il centrocampista albanese è pronto per la convocazione, ma non ha i 90 minuti e partirà dalla panchina. In gruppo anche Chiarella e Delle Monache. Auteri deciderà domani se portarli in Sardegna. Circa l'attacco invece Ferrari sembra intoccabile, ma l'impegno ravvicinato, quello di martedì col Cesena, potrebbe indurre Auteri a fare valutazioni circa l'impiego di Cernigoi, che dopo gli acciacchi della scorsa settimana in questi giorni si è regolarmente allenato. Direzione di gara affidata a Bogdan Nicule, sfira di Pordenone.
Andiamo in casa Teramo, due impegni cruciali per il Diavolo che dopo la sconfitta di Cesena ora ha due scontri diretti in chiave salvezza. Sabato gara interna al Bonolis con l'Aquila Montevarchi e martedì nell'infrasettimanale la trasferta sul terreno di gioco della Fermana. Montevarchi e Fermana, lo snodo per il Teramo è di quelli, se non decisivi, comunque determinanti per capire se bisognerà soffrire fino alla fine o se la formazione biancorossa potrà gestire gli ultimi impegni di campionato. 6 punti porterebbero infatti il Diavolo a 39, una quota che se non vuol dire permanenza matematica in Lega Pro, poco ci manca. Guidi recupera dalla squalifica Bernardotto davanti e Rossetti a centrocampo e più in generale potrà gestire gli elementi in vista della parte conclusiva della stagione. Partita che può essere una svolta perché appunto poi abbiamo un altro scontro diretto martedì e quindi riuscire a fare il risultato piano lì ci darebbe anche una consapevolezza per poi martedì riaffrontare un altro scontro diretto con un morale sicuramente diverso. A livello mentale sicuramente ti aiuta, andare a 39 punti o comunque riuscire a mettere punti in classifica quando le partite stanno per finire è importante, più che altro ritrovare vittoria o punti ti aiuta anche a livello morale. La difesa è l'anello oggettivamente che si è rivelato più debole in casa Teramo. Jacoponi ultimo innesto in ordine cronologico, ma è anche quello a cui si chiede di portare solidità all'interno di un reparto bucato troppe volte nel corso dell'annata. L'ex Parmense da parte sua sa che vincere sabato e martedì al Recchioni non solo non sarà facile, ma comunque non darebbe alcuna certezza assoluta. Questioni scaramantiche a parte però, uscire con due buoni risultati sarebbe la spinta finale in una stagione condizionata da tanti, troppi imprevisti. 6 punti per adesso sono ancora pochi e fare 6 punti cioè, non è così scontato come lo dicevo prima, sono scontri diretti, sono partite difficili, è chiaro che l'obiettivo nostro deve essere quello di fare punteggio pieno, quello senza dubbio, non sarà facile però dobbiamo mettercela tutta per riuscire a farlo. Serie D, si è giocato ieri pomeriggio il match valido per i 16esimi di Coppa Italia tra Cinzia Albalonga e Castelnuovo. Ad avere la meglio sono gli abruzzesi ai calci di rigore e ora la squadra allenata da Guido Di Fabio affronterà agli ottavi la Torres. Stefano Recanati. È l'ultimo arrivato Sparvoli a regalare al Castelnuovo il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia. Nel prossimo turno i neroverdi se la vedranno con la Torres. Sarà il sorteggio a definire la squadra che giocherà in casa il match. Di Fabio con la testa al campionato sceglie di far riposare diverse pedine fondamentali, dando spazio a diversi ragazzi della Juniores. Discorso diverso per la Cinzia Albalonga dell'ex Matelica Luca Tiozzo. La squadra dei Castelli a ridosso della zona playoff nel proprio girone punta molto su questa competizione. Infatti nemmeno a dirlo sono i padroni di casa ad avere in mano il pallino del gioco durante tutto l'arco dei 90 minuti. Prima emozione al 15esimo con l'ex di giornata Bolò. L'argentino rientra bene dalla destra ma poi calcia alto. Un solo minuto di Alessandro a mancare da distanza ravvicinata, un gol facile. Castelnuovo arcigno in difesa, rischia grosso però al 27esimo quando Alessandro con un gran destro a giro coglie in pieno la traversa. La ripresa è ancora un monologo dei padroni di casa che però non hanno fatto i conti questa volta con uno strepitoso Natale che in più di un'occasione salva porta e risultato. Sul finale Roberti potrebbe indirizzare la gara sui binari laziali, ma ancora una volta manca la precisione. Ai calci di rigore l'assoluto protagonista è ancora Vittorio Natale, che sbarra la strada prima a Barbarossa, poi a Nanni. Il Castelnuovo, dopo l'errore iniziale di Colì, è pressoché perfetto, con l'ultimo arrivato Sparvoli che dagli 11 metri regala una storica qualificazione ai neroverdi. Tempo per festeggiare, però non ce n'è, visto che domenica il Castelnuovo sarà chiamato ancora ad una prestazione super in casa della capolista recanatese per uscire quanto prima da una posizione di classifica delicatissima. E questa era l'ultima notizia per questa edizione del TG6. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera, perché stasera alle ore 21 ricomincia Velò, la trasmissione ideata da Luciano Rabottini e condotta da Jacopo Forcella, interamente dedicata al mondo del ciclismo. E ovviamente questa sera si parlerà anche della strabiliante vittoria di Pogačar alla Tirreno Adriatico, ore 21 su TV6. L'informazione invece tornerà alle ore 23 con l'edizione della notte. Grazie e buona serata.